Il tema delle mutilazioni genitali femminili è di fondamentale importanza sia per il nostro paese che attraverso i flussi migratori si ritrova con numerose donne affette da questa patologia drammatica in una situazione di grande dolore e che debbono essere non soltanto accolte ma aiutate a ritrovare una sessualità e una maternità dignitosa. Ed è un problema anche per i paesi da cui provengono, in particolare per l'Africa, perché essere mutilate, essere infibulate da bambine vuol dire cambiare completamente la vita, una vita di dolore, di sofferenza e a rischio anche di contrarre infezioni. Questo è uno dei motivi per cui il convegno di oggi a Villa Umbra rappresenta un momento di straordinaria importanza per migliorare la coscienza, la sensibilità e anche le nozioni scientifiche, cliniche, antropologiche di una realtà che spesso è sconosciuta. Solo in seguito a queste conoscenze e all'impegno di tantissime persone, operatori sanitari, operatori antropologici, medici, ostetriche, infermiere, noi avremo la possibilità di garantire a queste donne un futuro di dignità e di salute per loro, ma anche per il nostro paese, che potrà così essere considerato uno dei paesi all'avanguardia in Europa e nel mondo per la capacità di accogliere e restituire vita e dignità a donne che sono state umiliate nella loro sessualità, nella loro salute e nella loro dignità.